Ho volato con tuo padre. Con il VF-51, lo riscano. Tu gli somigli molto. In meglio. E in peggio. Lui era un autentico, eroico, gran figlio di puttana. Allora era molto bravo. Sì, era molto bravo. È per questo che voli in quel modo? Stai cercando di dimostrare qualcosa? Sì, tuo padre era molto bravo. Quello che sto per dirti è segretissimo, potrebbe rovinarmi la carriera. Eravamo coinvolti nel peggior combattimento aereo che avessi mai visto. Era pieno di aerei nemici, ce n'erano dappertutto. Il suo F-4 era stato colpito e lui era ferito, poteva rientrare, e invece è rimasto, ha salvato 3 aerei prima di precipitare. Perché non me l'hanno mai detto? Beh, questa è una cosa che il Dipartimento di Stato non può far sapere, perché la battaglia è avvenuta fuori dal nostro spazio aereo. Così lei c'era. Te l'ho detto. Ma che cosa pensi? A quello che devo fare, signore. Semplice. Tu hai ottenuto un punteggio sufficiente. Domani potrai ritirare il tuo brevetto Top Gun. Ma puoi rinunciare. Non ci sarebbe da vergognarsi. Quella vita mente è stata infernale. Avrebbe scosso anche me. Crede che dovrei ritirarmi? Io non ho detto questo. Il fatto è che ti senti responsabile per la fine di Gus e hai perso fiducia in te stesso. Ora, è inutile che io stia qui a raccontarti delle balle. Un buon pilota deve sempre riuscire a valutare i fatti nel migliore dei modi, per poi applicare quello che ha imparato. Lassù dobbiamo essere al massimo. È il nostro lavoro. Devi decidere tu, tenente. Solo tu. Mi dispiace di averla disturbata di domenica, signore. La ringrazio molto e mi scusi. Non ti preoccupare. Buona fortuna.